with Italianissimo 17. Monte Rosso is the largest of the five villages that make up Le Cinque Terre. They used to be approachable only by boat, and even now that's still the best way to get around the southern part of Liguria. I was going to Porto Venere, just down the coast from Cinque Terre, and thought the quickest way to get there was probably by boat. I went to the local tourist office to make inquiries. Buongiorno. Buongiorno. Io dovrei andare a Porto Venere domani e vorrei prendere un traghetto. Mi potrebbe dare un'idea dell'orario? Certo, attendo un attimo. Ecco, vediamo un po'. A che ora vorrebbe partire? Ma non saprei. Dovrei esserci verso il primo pomeriggio perché ho un appuntamento alle 2. Ho capito. Per Porto Venere c'è un traghetto che parte alle 10 e ce n'è un altro che parte alle 12:30. E quanto tempo ci vuole per arrivare? Ci vogliono circa 50 minuti. Quindi significa che il traghetto che parte alle 10 arriva alle 10:50 e quello delle 12:30 arriva alle 1:20, no? Beh, è un po' tardi. Ho sempre paura di arrivare in ritardo. Eh sì, signorina. La cosa migliore da fare è prendere il traghetto delle 10. Il problema è che non conosco Porto Venere, per cui non so neanche se dovrò andare vicino o lontano dal porto. Lei non mi saprebbe per caso dire dove si trova la salita al castello? Non è lontano dall'imbarcadero. Aspetti che le spiego. Lei esce dal porto, va sempre dritta in salita per circa 100 metri e si trova direttamente lì. Meno male, ho capito, grazie. Vuole che le faccia il biglietto? Ah, sì. Un andata e ritorno, per favore. Bene, sono 16.000 lire. Allora. Ecco. Grazie. Ah, un'ultima cosa. Da dove parte il traghetto qui a Monte Rosso? Al molo qui di fronte. Bene, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.
negli angoli più remoti. Tutto è poesia qui. Ma gli abitanti di Porto Venere vivono solo di turismo? La maggior parte vive di turismo, ma ci sono alcuni, rimasti pochi, che non dimenticano le loro radici culturali. A me fa piacere che ci siano gruppi di giovani come Mare Vivo, un'associazione ecologica che cerca di salvaguardare le nostre spiagge, di mantenere questo rapporto con la natura e di conservare intatto l'ambiente naturale, che è sempre straordinario. Di che cosa si occupa l'associazione Mare Vivo? L'associazione Mare Vivo è nata nel 1985 e si occupa della tutela del mare e delle sue coste e, in altre parole, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo problema, cioè sul problema della salvaguardia ambientale. E chi fa parte di questo gruppo? Siamo molto contenti che ci siano soprattutto molti giovani. Comunque abbiamo soci che appartengono a svariate età e non soltanto residenti alla Spezia, ma anche in altre città italiane. Secondo te, perché vale la pena appartenere a un gruppo come Mare Vivo? Vale la pena perché ormai, tutto sommato, ognuno di noi è coinvolto nei problemi ambientali. Nel complesso, i problemi ecologici sono tanti e sono soprattutto grossi, ma è chiaro che la sensibilizzazione della gente è un primo passo estremamente importante. Senti, mi potresti spiegare in che cosa consiste la Festa del Mare? La Festa del Mare ha luogo in tutte le città d'Italia in cui è presente l'associazione Mare Vivo nella prima domenica di luglio. In occasione di questa festa, Mare Vivo invita tutti i partecipanti a compiere un gesto di collaborazione, e cioè a pulire spiagge e fondali marini dai rifiuti. At the final meeting held by the Mare Vivo organizers, one question to sort out is the likely number of participants. This especially affects the planning of an evening meal to be staged after the event. Quindi io proporrei di iniziare da te, Leonardo. Vediamo quello che hai organizzato. Abbiamo spedito gli inviti alle autorità locali e ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e anche agli iscritti alla nostra delegazione, pregandoli di darci conferma della loro partecipazione. Abbiamo già un elenco dei partecipanti? Purtroppo, a eccezione delle autorità e delle associazioni, hanno tutti la cattiva abitudine di non dare la conferma. Leonardo, mi sembra che tu abbia finito la relazione. Sì. Allora, Carla, cosa vorresti dire? Io devo allestire i tavoli e preparare la cena per domenica sera. Ditemi come posso fare se non conosco il numero dei partecipanti. Sono d'accordo, purtroppo questo è il problema che si verifica ogni anno. Io direi di calcolare 120 persone come abbiamo sempre fatto. E poi non so, io lo chiedo a voi, siete d'accordo oppure no? Sì, siamo d'accordo, sì, siamo d'accordo. Grazie. Adesso possiamo passare a te, Lucia. La partenza è fissata per le 14.30. La barca che dovrà indicare le varie tappe del percorso sarà munita di un altoparlante. Proporrei comunque di navigare tutti vicini e di non dividerci. Ma il vantaggio quale sarebbe? Non sarebbe meglio dividersi per coprire un'area più vasta? Il vantaggio è quello di non disperderci. The final meeting can last all afternoon, and there's still disagreement over what slogans to choose. E quali sarebbero questi slogan? Ne ho alcuni. Il mare ha l'acqua alla gola. Oppure, Mare Vivo chiede la vostra collaborazione. Oggi, subito, chiediamo a ciascuno di voi un atto di buona volontà. Liberate... Scusa un attimo. Questo però ha uno svantaggio notevole. Scusa, ma il problema qual è? Il problema è che è troppo lungo e la gente perde interesse. Sì, sì, sono d'accordo. A me personalmente piace il primo. Suggerisco questo. Unisciti a noi e difendi l'ambiente in cui vivi. Guardate, non c'è nessuna soluzione perfetta. Io direi che potremmo sceglierli sul momento. Allora decideremo sul momento. Sì, va bene, decideremo. Allora mi pare che sia tutto a posto. Io spero soltanto che sia una bella giornata piena di sole e col mare calmo.
On the day, the weather's favorable, and dozens of people of all ages turn up to give a hand with cleaning up the seabed and beaches. Queste sono le istruzioni. Despite the quantity of refuse collected, Mare Vivo feel encouraged. People are not dumping as much rubbish as they used to. Signora, mi può dire com'è la situazione rispetto all'anno scorso? Sì, la situazione rispetto all'anno scorso è migliorata perché quest'anno abbiamo trovato le spiagge molto più pulite. L'anno scorso erano più sporche. Quest'anno la situazione sembra molto migliorata, o un pochino migliorata. L'anno scorso raccoglievamo più spazzatura, più plastica. Quest'anno sembra che ci sia stato più rispetto della natura e anche che le persone abbiano portato più cose a casa. Sei contenta che ci siano tante persone? Sono contenta che ci siano tante persone. Questo vuol dire che tante persone seguono, ci sentono la nostra voce. A me fa molto piacere che ci sia maggiore partecipazione e che quest'anno ci siano più bambini e più giovani alla raccolta della spazzatura, perché questo significa che esiste maggiore sensibilizzazione al problema.